Mi chiamo Paolo Atti e vivo a Monza. Il mio lavoro è dipingere muri, nel senso che faccio trompe-l'oeil, murales e lavoro, insomma, così nel campo artistico. Avevo bisogno di risolvere un problema che avevo in bocca, cioè la parodontite ormai in stato abbastanza avanzato. Mi sono rivolto a dentisti vicino a casa mia e anche sul territorio nazionale e avevano dei prezzi che erano assolutamente proibitivi. Mi sono rivolto in Croazia, avevano dei prezzi molto alti, poi un bel giorno in rete ho trovato SOS Turismo Dentale, ho mandato una mail, sono stato ricontattato e nel giro di pochissimo tempo abbiamo incominciato un dialogo fatto di mail e telefonate tra gli assistenti del dottor Palmas e anche con lui ho parlato. Mi hanno chiesto un po' di informazioni, ho mandato una mia panoramica. Sulla base di questa panoramica mi hanno fatto un preventivo e ovviamente sconsigliato da tutti i miei parenti, da tutte le persone che conoscevo e quali raccontavo di questa realtà che c'era in Moldavia come cure a prezzi umani. E ho osteggiato in tutti i modi, comunque ho deciso di partire e sono partito. Ho fatto la prima parte dei lavori circa 20 giorni fa. Dovrò tornare a fine ottobre, inizio novembre per completare diciamo, l'innesto di impianti nell'arcata superiore e poi dopo 4 mesi ritornerò e diciamo che entro febbraio dovrei avere i miei denti in metalloceramica o zirconia al 100% operativi. L'esperienza da loro è stata a dir poco meravigliosa, nel senso che ti vengono a prendere in aeroporto, ti coccolano, ci sono persone che si occupano di te, non ti fanno mai sentire un malato soprattutto. Hanno un atteggiamento molto cordiale, carino, mai di compatimento, non ti fanno mai sentire a disagio. La cosa molto bella è che loro proprio hanno un atteggiamento nei tuoi confronti amichevole e parità, ecco, diciamo così. La cosa che mi è piaciuta di più in assoluto è stata proprio la professionalità però che ho trovato là, perché sono tante belle parole a volte quando ti dicono che c'è assistenza, che ci sono operatori che parlano italiano e tutto quanto. Però la cosa meravigliosa che c'è lì è proprio la qualità delle prestazioni che loro hanno. La pulizia è assoluta, diciamo, i locali sono veramente tenuti in modo maniacalmente pulito. Vedi, una realtà è fatta di una popolazione che non ha moltissimo. Si vede che la Moldavia è in una fase critica della sua vita perché sta passando da una fase di basso profilo ad una fase di lancio verso l'Europa e verso il mondo. Però SOS Turismo Dentale è già assolutamente lanciata verso il mondo. Oserei dire che è più lanciata verso il mondo europeo e di quanto lo siamo noi in Italia, perché per avere le stesse qualità di attrezzature o di assistenza bisogna andare in cliniche che hanno dei costi veramente esorbitanti. Non ultimo, il dottor Palmas è una persona che non solo è carina, è simpatico e ci sa fare, è una persona molto ma molto competente. Mi ha detto cose che in Italia non mi avevano detto e che poi ho riscontrato essere vere oltretutto, ma che quello che ha di meraviglioso quell'uomo è veramente l'empatia che riesce a sviluppare con le persone che aiuta, perché è veramente una persona che ha un progetto, ha un ideale, è un idealista ma con i piedi per terra, ecco, perché sa bene quello che vuole e soprattutto sa farvi star bene. Vabbè, con questo è tutto, spero di non aver passato troppo il limite e un abbraccio a tutti voi, siete grandi.